La cooperazione svolge un ruolo importante nella nostra regione, ma sul panorama nazionale, in una dimensione dove la persona, i giovani sono essi stessi protagonisti, sia nel lavoro di raccordo della comunità attraverso quello che la comunità stessa, la nostra regione può offrire come opportunità, e sia per quanto riguarda anche uno sviluppo territoriale all'interno di una dimensione dove la stessa regione può offrirne e dove gli stessi giovani possono cogliere l'opportunità. Dimensione dove la cooperazione riesce a mantenere legati e coesi i territori, ma al tempo stesso a creare anche occupazione, che è uno dei temi che in questo momento ci attanaglia rispetto a quelle che sono le preoccupazioni. Teniamo conto che in questo caso la cooperativa riesce nella sua forma giuridica non solo ad investire sul territorio, ma riesce soprattutto anche a fare in modo che gli stessi giovani possano diluire anche quel rischio imprenditoriale. Molte volte i ragazzi hanno anche il timore di approcciare un'idea imprenditoriale perché c'è da fare un investimento. In questo caso anche la cooperativa riesce a mitigare questo timore dell'investimento imprenditoriale perché sono più persone che in questo caso condividono un pensiero. Confcooperative li accompagna, Confcooperative accompagna con il proprio gruppo giovani cooperatori, con gli strumenti a disposizione, con gli strumenti finanziari, con gli strumenti del credito con le BCC, facendo in modo che i giovani possano avere sia l'idea, ma al tempo stesso metterla a terra, come si suol dire, cioè fare in modo che si concretizzi. E in questo, devo dire la verità, in questi anni, non solo per tradizione storica, Confcooperative riesce ancora oggi a mantenere vivo questo dinamismo, e di questo noi ne siamo orgogliosi.